chi produce meno rifiuti risparmia. Progetto Life 10 NV/IT 314 Crusod dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2014. Servizio per la raccolta di rifiuti a richiesta e con meccanismo premiante. West Collection Rewarding Service on Demand. Questo concetto è il cuore del progetto dimostrativo Crusod, inserito nell'ambito del programma Life più 10, che dimostra l'efficacia della raccolta differenziata dei rifiuti su richiesta. Quali sono le problematiche che Crusod intende risolvere? Carenza di efficaci politiche di prevenzione dei rifiuti e scarsa consapevolezza da parte degli utenti. Gli obiettivi, invece, introdurre il concetto chi produce meno rifiuti paga meno, sperimentare il modello di scelta del servizio di raccolta dei rifiuti e del quantum di servizio da utilizzare, dimostrare che la condivisione dei costi per la gestione dei rifiuti rappresenta una best practice anche in termini di prevenzione. Cerchiamo allora di capire in primis cos'è il programma Life Plus. Esso è il programma europeo che sostiene i progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e del diritto in materia ambientale, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche e in linea più generale contribuisce allo sviluppo sostenibile. Quali sono gli attori principali del progetto Crusod? Unione Europea, AM Consorzio Sociale, che eroga servizi di raccolta di rifiuti differenziati porta a porta, e l'attività di selezione dei rifiuti, e poi Consorzio Piombafino, Unione di Comuni. Dove viene realizzato il progetto? La sperimentazione del progetto dimostrativo si sviluppa nei comuni di Arsita, Montefino, Bisenti, Castilenti e Castiglion Messer Raimondo. Le azioni di diffusione si concentrano prevalentemente nel comune di Pineto. Ma cerchiamo prima di tutto di comprendere gli approcci ai diversi sistemi di raccolta differenziata. La raccolta stradale viene attuata mediante il posizionamento di appositi contenitori stradali in zone pubbliche dove i cittadini provvedono a conferire i rifiuti senza dover rispettare un calendario. In questo caso, gran parte dei costi del servizio dipendono dalla bassa raccolta differenziata e dalla scarsa qualità della sporcizia intorno ai contenitori e dalla rapida usura dei contenitori. Con la raccolta porta a porta, il cittadino provvede a conferire su spazi pubblici nella prossimità delle proprie abitazioni i rifiuti nei giorni prestabiliti, utilizzando con esclusività appositi manufatti. In questo caso, gran parte dei costi del servizio dipendono dalle maggiori frequenze poste per garantire le esigenze di una parte delle utenze. Con la raccolta porta a porta gli operatori raggiungono ogni singola utenza civica secondo la zonizzazione prevista e prelevano il rifiuto indicato sull'eco calendario. L'utente infatti negli orari stabiliti ha provveduto a posizionare il rifiuto previsto secondo le modalità indicate sull'eco calendario in prossimità del proprio numero civico. Gli operatori prelevano il contenitore esposto e lo svuotano nella vasca. Ad operazione completata, essi provvedono a ricollocare il contenitore svuotato presso il numero civico, singole abitazioni e o condomini e proseguono nel percorso di prelievo del giorno.
Come si possono raggiungere allora gli obiettivi di introdurre il concetto chi produce meno rifiuti paga meno, sperimentare il modello di scelta del servizio di raccolta dei rifiuti e del quantum di servizio da utilizzare, dimostrare che la condivisione dei costi per la gestione dei rifiuti rappresenta una best practice anche in termini di prevenzione? Bisogna capirlo, ecco il perché del progetto dimostrativo CRUSOD. Il servizio on demand SOD rappresenta una nuova procedura di progettazione, avvio e gestione dei servizi di raccolta rifiuti che permette di gestire un servizio domiciliare personalizzato sulla base delle esigenze da parte di ogni singola utenza. La gestione dei rifiuti è associata al concetto di consumo di servizio e l'utente ha la possibilità di risparmiare consumando meno servizio e differenziando meglio. L'utente è messo nella condizione di poter scegliere 1) il tipo di servizio e 2) il livello di differenziazione dei rifiuti. Per poter fare questo tipo di scelta, CRUSOD ha proposto l'attivazione di 2 servizi, uno domiciliare e uno mediante casette informatizzate S-SOD. Sono stati applicati dei codici a barre sui contenitori degli utenti e questo permetterà la contabilizzazione dei comportamenti dei singoli. Il costo di smaltimento sarà quantificato in base ai volumi e o al peso del rifiuto conferito. La casetta informatizzata invece permette all'utente di accedere unicamente con il proprio contenitore ed aprire la bocchetta relativa al solo rifiuto che sta conferendo. L'utente inserisce il proprio tesserino sanitario nell'apposito ingresso che lo identifica nel database. A quel punto si può avvicinare alla bocchetta del rifiuto da conferire e inserendo nell'apertura in alto la propria mano, la bocchetta si apre per il conferimento del rifiuto. Ogni bocchetta conferisce ad un contenitore con sensore volume e bilancia per cui ad ogni conferimento si associa all'utente cosa e quanto ha conferito. Il riconoscimento dell'utenza può essere effettuata anche sulla base di una chiamata telefonica dell'utente al CED, al quale si è preventivamente registrato e al quale può fare accesso solo dal proprio telefono per compiere tutta l'operazione di conferimento dei diversi rifiuti. A questo punto le quote principali del nuovo costo si distribuiscono su 1) una quota fissa calcolata in base ai criteri di legge e comprendente le attività indivisibili compreso il servizio domiciliare minimo garantito, la quota fissa sarà inferiore all'attuale TARSU. 2) una quota variabile calcolata in base agli svuotamenti computati, almeno una parte, oltre a quelli minimi garantiti e in base ai costi di smaltimento, trattamento, rifiuto indifferenziato e frazione organica. I materiali secchi riciclabili, carta, vetro, plastica saranno a costo zero. I costi varieranno in funzione di incrementi Istat e delle tariffe di smaltimento e trattamento. Ricorda, se produci i problemi più piccoli, nello specifico se produci meno rifiuti, risparmi in tutti i sensi, risparmi soldi, risparmi risorse naturali e risparmi valore sociale.